Senatrice Albano, si parlava molto nei mesi scorsi degli estimi catastali, una problematica molto sentita qui sul nostro territorio. A che punto siamo? Appunto, gli estimi catastali è stato proprio il mio cavallo di battaglia ed è quello, è il primo punto a cui mi sono interessata. Di concerto con il prefetto Fiamma Spena stiamo chiedendo ai vari comuni interessati a questi argomenti di preparare una delibera di giunta da portare in consiglio comunale in modo che si richieda la riunione della commissione censuaria affinché gli estimi vengano abbassati, perché la provincia di Imperia, come sappiamo, è la provincia che ha gli estimi catastali più alti. Senza allontanarci troppo, Savona, Albenga li hanno già più bassi. A tutt'oggi, che io sappia, sono uno o due i comuni che hanno già presentato questa. In particolare, la cosa che mi fa piacere è che Bordighera, che è stata appena insediata alla giunta, lo abbia fatto celermente giovedì 11 luglio nel proprio consiglio comunale. Questo fa ben sperare che anche gli altri si diano da fare. Certo, la cosa sarà lunga perché ci vorranno 5-6 mesi, però io non mollo e porto avanti questo impegno. Possiamo dire un appello, anche perché i primi a esserne interessati dovrebbero essere loro. Sì, appunto, io faccio un appello che prima è e meglio è, prima riusciamo a portare avanti, prima si chiude il cerchio e prima riusciamo un po' a risollevare, insomma, i portafogli, tra virgolette, perché poi sarebbe questione di IMU e questione anche di IRPEF, non dimentichiamo che non è solamente per quanto riguarda la zona costiera, ma anche zona montana, perché l'IRPEF si paga anche lì.